Innanzitutto ringraziamo perché sei venuto da noi. Allora, Maria della Lubra, le cose come stanno? Allo stato attuale c'è una concessione demaniale rilasciata a Marina Lubra SRL efficace da aprile 2014. Tutte le altre concessioni non sono congelate, come si dice, ma sono decadute dalla stessa data, perché in un'area ovviamente non possono insistere più concessioni demaniali sulla stessa area demaniale, per cui l'unica valida è quella di Marina al momento. Il motivo per cui i lavori non sono ancora cominciati è perché non sono state ancora consegnate tutte le aree per iniziare i lavori. Non si può realizzare un porto abusivo, per cui la premessa è che ci sia immissione in possesso della società concessionaria delle aree su cui andare ad eseguire le opere. L'immissione in possesso è stata fatta solo parzialmente, bisogna completarla. Nel momento in cui viene completata l'immissione in possesso, la società Marina Lubra ha l'obbligo di realizzare le opere come da progetto approvato, compatibilmente con le esigenze degli operatori, di tutti i soggetti in causa. Si parla di danno di non poter operare durante il periodo estivo e quant'altro. L'unica situazione in cui ciò sicuramente avverrà è rimanere nello stato attuale, che non è né di operatività per la società Marina Lubra né di legittimità per gli ex concessionari. Quindi va superato lo stato attuale, sia nell'attuale situazione, sia nel caso in cui Marina Lubra prende atto dell'impossibilità di eseguire i lavori e quindi di dare adito ad un contenzioso, si configurerebbe la situazione reale, oggettiva, di della impossibilità degli operatori di esercitare le proprie attività nell'area pubblica. Quindi bisogna cominciare questi lavori, altrimenti non si può fare. Allora, da un lato la società ha l'obbligo di realizzare l'opera, sempre contrattualmente ha l'impegno di assicurare la massima fruibilità e esercizio delle attività nell'area portuale, perché l'impegno della società non è quello di chiudere il porto e fare i lavori, ma di consentire tutta una serie di attività, trovare il modo, la modalità corretta, normative, permettendo che chi deve lavorare riesca a lavorare. Quindi si cercherà di farli lavorare quest'estate. Ma l'impegno, anche perché sarebbe un autolesionistico da parte di Marina Lubra impedire le attività lavorative, perché in un modo o in un altro significherebbero comunque degli introiti per la società Marina Lubra, come previsto dal piano finanziario approvato a suo tempo. Dopo 15 anni di attesa di questa opera si è giunto al momento in cui deve decidere se questa vada fatta o non vada fatta, con tutte le responsabilità di chi assume le decisioni in un senso. Quindi la posizione di Marina Lubra è ancora oggi quella di volere e poter essere messa nelle condizioni operative di iniziare la realizzazione dell'opera, rispettando gli impegni contrattualmente assunti con la convenzione firmata 5 anni fa, 16 maggio 2010. Di tempo ne è passato in abbondanza, credo che 15 anni di attesa siano un tempo congruo per decidere se una riqualificazione di un'area portuale che non è adeguata a nessuna condizione di sicurezza né a terra né a mare, e anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, di tutti gli aspetti coinvolti nella. Se si prende atto di questa condizione, tra l'altro anche di poca sicurezza dell'attuale molo di sovrafflutto nella parte vecchia, che l'ultima mareggiata continuano i danneggiamenti all'opera, alla parte di scogliera di protezione dell'abitato. Per cui la situazione in questo momento è questa: Marina Lubra non è per sua volontà che non abbia i lavori. Nel momento in cui viene messa nelle condizioni, attiva, tanto è vero che comunque la parte già consegnata, che è la scogliera e il nuovo banchinamento, ha già chiesto alla Capitaneria di Porto di emettere l'ordinanza per consentire al pontone di venire dall'esterno a cominciare a lavorare.
capitaneria, in piena collaborazione, ma, diciamo, ha chiesto delle integrazioni, noi le stiamo fornendo, quindi si spera nel tempo più breve possibile di almeno di iniziare a fare quello che qualcuno comunque dovrà fare, cioè riparare la scogliera danneggiata